ma di questo manipolo di eroi a 8 di loro è già stato assegnato un grant da 30.000 euro. Sì, il gran maestro di Working Capital. Aspetta, a favore di camera, detto, a favore di camera. Facciamo come degli attori. Allora, 8 di loro hanno già vinto. Quindi adesso noi li chiameremo, lo sapranno adesso, lo scopriranno, glielo diremo. Abbiamo e la facciamo lista. Raccontare brevemente la lista. Una lista tascabile. Dopodiché, però, vogliamo raccontare il dopo? No, raccontiamo dopo. Prima chiamiamo questi 8 attacchioni che hanno vinto il 30K. Allora io vorrei cominciare se mi consenti la prima, anche perché se ti compete gioco in casa mi compete. Clara Mattu, complimenti. Bravissima, devo dire. Spiega perché hai voluto annunciarla tu. Beh, dal cognome sardo, come dire. Poi scusami, emigrata a Torino, sardo emigrata a Torino, cioè, mi sento solidale. Fantastico, sei senza parole, sì. Raccontaci niente di te, perché abbiamo pochissimo tempo. Allora niente. Sei contenta, brava, chiamiamo il prossimo. No dai, però dai. No, il suo progetto è fantastico, dillo in un tweet. Dai, una parola. Esatto, facci sapere in un tweet, in 200 caratteri, in 30 secondi. Okay. Il tuo progetto. Si tratta di preparare dei materiali innovativi che stimolano la rigenerazione dei tessuti. Possono essere riassorbiti dall'organismo senza provocare effetti tossici. Quindi siamo nel campo del life science. Nanoparticelle per l'altro. Bravissima, complimenti. Francesca Cappellini. Eccola qui. Brava Francesca. Meritatissimo anche questo. Anche tu in un tweet. Particelle magnetiche coniugate a un enzima, la diaminoacido ossidasi, che produce acqua ossigenata e quindi permette di uccidere le cellule tumorali indirizzando proprio tutto il sistema attraverso un campo magnetico nell'area tumorale, quindi è molto selettivo. Potrebbe essere una cura per il tumore, molto importante. Grazie, bravissima. Complimenti. Allora, da Treviso, Paolo Franceschetti. Eccoli. Grazie. Complimenti. Vi dirò cosa faccio io. Invece depuro l'acqua attraverso solo la radiazione solare. Depuriamo acqua nel mare o acqua inquinata a costo zero, fondamentalmente. Il problema dell'acqua è un problema non indifferente. Sì. Soprattutto dove non c'è. Esatto. 1,5 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua. Quindi speriamo che possa essere utile. Dai. Fantastico. Abbiamo dall'Università di Parma Chiara Pernechele. Grazie. Due parole a te, refrigerazione. Non se ne sente il bisogno oggi. No. La nostra idea è quella di cercare di utilizzare un metodo alternativo alla refrigerazione che conosciamo tutti i giorni, soprattutto da applicare a sistemi elettronici, in modo tale da avere un sistema molto compatto che permette di fare una pre-refrigerazione con il campo magnetico, sfruttando dei materiali che quando si magnetizzano o si smagnetizzano si scaldano e si raffreddano. Una cosa molto semplice sulla carta è un grosso scoglio per l'innovazione. Con anche potenziali fuochi industriali. Esatto, sì, per la piccola e media industria italiana sicuramente. Complimenti. Complimenti. Sono progetti pazzeschi. C'è roba buona, un altro è Andrea Motto, un torinese. No, attenzione, da Cirie. Da Cirie. Ma è conterraneo. Esatto, qua vicino comunque. Il mio progetto si chiama WOP, è una piattaforma per l'interazione tra dispositivi in prossimità in modo sicuro e senza stabilire una connessione diretta tra i dispositivi. Quindi è un nuovo modo di comunicare che potrebbe aprire nuove frontiere per il social, per il marketing, per N campi. Progetto internet molto interessante, bravo! Grazie a tutti. Cerchiamo di vedere la beta su questo. Luca Cassiero! Ecco! Buongiorno a tutti, il nostro progetto riguarda la generazione di riassunti a partire da collezioni di documenti reperibili sul web. Riassunti mirati, estratti attraverso l'integrazione con i social network, quindi informazioni
estratte dai social network e utilizzate per riassumere dei documenti. Il bignami di internet, bravo. Grazie. Elisa Fagoni. Il mio progetto vuole dare una risposta all'attuale problema dell'offerta abitativa nel social housing. È una piattaforma comunicativa comunitaria che vuole dotare nuovi insediamenti di housing sociale, quindi di un pacchetto di servizi che possa da un lato facilitare le persone a condividere servizi, quindi lavanderia, living, e dall'altro creare coesione sociale, quindi creare dei luoghi di abitati, non dei dormitori, ma dei luoghi vivi e dinamici dove muoversi. E come avete capito, insomma, siamo entrati nell'area social impact, impatto sociale. Grazie. Allora l'ultimo dei fortunati. Nell'impatto sociale, Ivan Salerno. Social innovation è uno strumento innovativo per la e-participation che vuole aiutare la pubblica amministrazione a collaborare con i cittadini, proprio con la cittadinanza attiva, per migliorare i servizi e i problemi delle varie città. Questo è un esempio. Grazie mille. Grazie. Allora, questi fortunelli hanno già in tasca i 30.000 euro. Gli altri 16 sono degli sfigati? No. Allora, anche loro adesso hanno la loro sporca opportunità. Cosa succede?